anche nei consigli comunali, perché talvolta anche gli enti pubblici sono lassivi sul controllo degli investimenti, benché fanno parte anche loro della gestione. Grazie. Se, concludo, Presidente. Secondo punto, introduciamo la tariffa intelligente, dove il cittadino può capire se e cosa paga di investimento. Terzo, cosa più importante, e concludo. Valorizziamo gli investimenti perché per la prima volta introduciamo l'utilizzo della Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti idrici. E la ringrazio. Favorendo, e questi sono tre punti in avanti fondamentali. Su grazie, questo onorevole Frusone. Grazie Presidente. Io quindi rivolgo a lei questa domanda. Vorrei capire, in poche parole, si è distrutta questa legge per sancire un diritto che in realtà era già sancito, quello appunto del minimo vitale, perché ci ha pensato l'ONU, la stessa autorità, come ho detto prima, la riprende nelle proprie delibere, però poi non va a sanzionare i gestori che non aderiscono alle delibere, quindi quella del minimo vitale. Per far cosa poi? Cioè, io scusatemi ma resto sconvolto, qui si viene qui a parlare veramente, questa è demagogia, quando si parla di queste cose è demagogia, perché noi lo vediamo benissimo come distacchi avvengono nonostante sia già sancito dall'ONU, sia sancito da tutto quanto, questo diritto all'acqua e però continuate ancora qui a dire che si farà, si farà, si farà. Avete distrutto una legge dei cittadini per dire che farete, quando sui territori non vengono fatti gli investimenti, quando grazie. I vostri sindaci del PD non chiedono nemmeno i canoni concessori ai gestori, gli regalate milioni e milioni di euro e venite qui a parlare ancora. Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Borghi. Grazie signor Presidente, ma col suo permesso io vorrei rileggere quello che quest'Aula ha già votato, perché ho l'impressione che qualcuno si sia distratto. All'articolo 2 noi abbiamo sancito che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema di tutti gli esseri viventi, e abbiamo specificato che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili. Lo abbiamo appena votato. Allora, signor Presidente, vorrei capire se abbiamo appena votato una legge che ripristina il concetto di pubblicità che era già stato sancito dalla legge Galli del 1994 e cancellato dal codice ambientale del 2006 fatto da un governo di destra. Lo ripristiniamo. Il collega Massa ha chiarito che tutte le infrastrutture e le reti sono pubbliche e rimarranno pubbliche. Aggiungo, la funzione è pubblica in quanto funzione fondamentale degli enti.